Allora, già ho deciso che deve fare parte di tutti i video. Amore mio, amore. Amore. È in fase coccole. Amore. Fatti vedere. A mamma. Buongiorno a tutti. Oggi devo fare un video, un altro video haul. Perché sono andata ieri da Sephora. Io già sapevo che non avrei trovato granché saldi. Perché figuriamoci, c'è tutta roba andata male. Non me lo toglie da nessuno dalla testa. In proposito, vi racconto. Vabbè, vi racconto soprattutto. Vabbè, faccio vedere gli acquisti e anche l'esperienza comunque molto positiva che ho avuto ieri. Perché da Sephora a Casalecchio, qua a Bologna. Devo dire che ho beccato una commessa, non so se fosse la responsabile, aveva tutta l'aria di esserlo perché si vedeva anche dal modo di fare, poi era anche la più grande, si vedeva che era più grande, però porta qualsiasi età avesse comunque le portava benissimo. Non lo so, tante cose mi hanno fatto pensare che fosse la responsabile. Per esempio il fatto che insomma sono entrata in negozio, ho cominciato un po' a sbirciare qui e lì tra i saldi. E mi ha chiesto ovviamente se avessi bisogno di aiuto, ma in modo molto, molto discreto. Ho detto: ma stavo sbirciando tra i saldi, anche se devo dire con tutta sincerità che quest'estate, saldi estivi, presi due prodotti in saldo, uno della Strivectin e uno della Sampar, e entrambi mi sono andati a ma cioè, in realtà solo il prodotto per il contorno occhio era andato a male, quell'altro era un po' inutile, però entrambi anche dalla confezione, mi da, e così come tutta la roba che c'era lì, mi dava una sensazione che fossero dei prodotti datati, per cui insomma. E lei mi ha detto: guarda, se dovessi avere un problema simile, ti invito a farmelo sapere, insomma, a portarmeli. Solo che figuratevi, non è che non è una cosa che vi va male dopo una settimana, per cui che so, avete lo scontrino, per cui cioè, quando una cosa mi succede così dopo un mese, 2 mesi, non vi viene da portarlo, cioè oggettivamente. Però comunque ho apprezzato il gesto. Io non so che titolo darò, penso che metterò tipo la commessa di Sephora impazzita, perché io in vita mia non ho mai avuto tanti campioncini da Sephora, ma proprio, cioè a volte mi è andata benino. Mi ricordo una volta a Milano, in via Farini, che mi diedero tipo una mini taglia di rossetto, una mini taglia di mascara. Però stavolta, boh, non lo so, non, sinceramente non me l'aspettavo, soprattutto in questo punto vendita non è che abbia mai avuto sti grandi. Una volta ho chiesto un sample di una maschera Glam Glow, anzi 2 volte in realtà mi è capitato e mi sono stati dati, ma solo quelli, Però io sinceramente preferisco quando mi danno un sample in un pottino di Sephora per farmi provare dei prodotti, piuttosto che il profumino, eccetera. Comunque, vi faccio vedere prima cosa ho comprato. Ho speso un po', non è che abbia speso pochissimo, però devo dire che anche in questo è stata gentilissima perché ho chiesto se avessi per caso degli sconti sulla carta. Io pensavo che almeno il 10% potessi averlo, perché io non mi ricordo, non l'ho mai usato, quindi in teoria i punti li dovrei anche avere. Comunque non c'era nessuno sconto, però mi ha detto: noi abbiamo distribuito questi buoni nel periodo natalizio del 15% da spendere in questo periodo. Io però non li avevo perché non ci sono andata, però me ne ha dati due e me li ha applicati sui prodotti più cari. Quindi devo dire che da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, veramente sono stata contenta. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato. Ho comprato due confezioni perché li ho visti appoggiati là e mi è venuta l'ansia. Ho detto: ma sti cosi sono permanenti o no? Perché, cioè, perché non si capiva, perché prima non li avevano, poi li hanno portati e mi ha detto: guarda, quelli là sono gli ultimi tre, non ne ho in scorta, non so se arriveranno ancora, perché è presa dall'ansia, ne ho prese due confezioni dei pannetti della Humankind. Io sono, cioè, follemente innamorata di questi pannetti, sono dipendente da questi pannetti. Ce ne sono due per ogni confezione, costano da Sephora 6,50 euro, quindi costa qualcosina in più, ma non è un rincaro così esagerato. Veramente io li amo, non durano tantissimo nel tempo, diciamo che dopo un po', cioè continuano a funzionare, però diciamo che la figaggine del tessuto così morbido non dura proprio tantissimo nel tempo. Quindi io intanto questi qua me li metto da parte e vi dico già che mi sono pentita di non aver preso pure il terzo che gli era rimasto, perché io veramente ne uso tantissimo. Poi ho comprato una beauty blender
Che anche questa è una cosa da cui sono dipendente. Ho quella nera, avevo preso su Beauty Bay, mi pare, che si sta rovinando, devo dire un po' prima rispetto a come facevano le vecchie, però è ancora utilizzabile. Però insomma anche questa l'ho voluta, io non posso stare senza la Beauty Blender. Ho comprato anche di recente quella della Real Techniques, visto che l'hanno introdotta da Coin, e io uso sempre queste spugnette, o le uso per il blush, a volte per il blush in crema. Dai, ecco questo balcone. Per il blush in crema o per il fondotinta. Quindi a volte ne uso anche due. Signò, entrassi dentro. Oh, che brava. E basta. Poi, e questi diciamo sono gli acquisti, tra virgolette, così, ovviamente, di... diciamo che vedete un po' di banalità in questo. Vabbè. Ho preso due semplicissime matite nere e marrone, cioè una matita nera e una marrone. La marrone, lo ammetto, mi ha influenzato tantissimo il nome, però no, in realtà io mi sono sempre trovata benissimo con le matite di Sephora, le ho anche finite. Mi ricordo una marrone che presi ed era di quelle automatiche, che l'ho anche finita. Oh, basta. Discussioni lunghe. Perché la gente non scrive tutto in un unico messaggio e poi lo invia? Perché? Ditemelo. Comunque, ho preso la nera, visto che quella di Armani, la consistenza mi ha ispirato tantissimo, e quella di Armani mi sta finendo, cioè mi è quasi finita praticamente, che è anche molto nera. Allora, l'ho provata accanto a quella di Armani, è una cosa proprio impercettibile, leggermente meno nera di quella di Armani, ma proprio una cosa. Però l'ho provata nella rima interna oggi, mi ispira. E quella marrone, che è completamente opaca, sono waterproof entrambe, quindi poi si asciugano e si fissano. Sono morbide, forse un filino troppo, mentre quella di Wacom, per esempio, è un po' più dura. Però io mi sono sempre trovata bene un po' di tempo, quindi l'ho voluta provare. Tanto le uso di continuo queste matite qua. Pagate, queste se non sbaglio costavano 8,90 se non ricordo male. E poi le ultime due cose che ho preso, e poi andiamo ai campioncini che probabilmente mi impiegheranno più tempo. Ho preso, ci sono cascata, non so se me ne pentirò perché l'ho sempre guardata, io sono, cioè, ero sicura della qualità di queste palettine, per carità, però non lo so, siccome invece mi sono trovata ultimamente a dovermi portare dietro delle cose compatte, insomma, per potermi fare dei trucchi completi, e devo dire che questo trucco, questa tipologia di trucco è quello che sono diventata noiosa, ragazzi, sto invecchiando, quest'anno sono 35. Sono diventata di un monotono allucinante e allora ho detto vabbè, mi tocca provarla. Tra le due ho scelto la 2, è la Naked Basics 2. L'ho usata stamattina, ci ho fatto questo trucco. L'unica cosa che non, al momento non mi fa impazzire è il colore chiaro, perché io vorrei che il colore chiaro fossero tutti come il panna del satinato della palettina di Kiko, che infatti ho dovuto, alla fine ho messo perché mi sono talmente abituata a vedermelo sull'occhio quel colore, che di un luminoso ma opaco e satinato che non ce n'è, che niente, però adesso probabilmente la prossima volta lo proverò questo panna con il matitone panna di Kiko, quello degli stick shadow, quelli là, magari lo rinforzo un po' e magari mi piace di più. L'ultima cosa che ho comprato, e su questo mi ha messo anche lo sconto per fortuna, è questo rossetto. Che io, boh, allora mi dispiace che non hanno tante colorazioni questi rossetti, e forse è un bene, perché devo dire che dopo aver provato il primo rossetto di Marc Jacobs, sto parlando, questa è la scatolina, mi è piaciuta tantissimo. Io avevo preso, già ve l'ho fatto vedere, il Boy Gorgeous, questo qua, e che è questo qui, questo colore qua, splendido. Tra gli altri, sinceramente, non me ne piacciono tanto, solo un paio. Alla fine, non mi ricordavo quale fosse quello famoso, sinceramente, perché so che tra questa linea c'è, in questa linea ce n'è uno che è particolarmente famoso, un nude. Credo sia questo, ma non ne sono sicuro. In ogni modo non mi interessa perché il colore mi piace tantissimo. È questo. La cosa che mi piace tanto di questi rossetti, a parte la texture, come si stendono, eccetera, è l'effetto che danno sulle labbra, cioè danno un senso di labbra piene, fantastico. Non mi viaggia in verticale, sopra e sotto. Ragazze, voi non sapete, sono veramente pochi. Ho un rossetto di Saint Laurent fantastico, comprato qualche mese fa, che non potete capire. È un colore meraviglioso. Ieri l'ho messo, ragazzi, ce l'avevo tutto. Cioè, ed è matte, tra l'altro, quindi non me l'aspettavo, sinceramente.
Vabbè, comunque, questo, non, appunto, questi qua non mi viaggiano, e vedete, fanno un effetto proprio di piallamento delle labbra fantastico. Questo si chiama Kiss Kiss Bang Bang. Kiss Kiss Bang Bang. A me viene da dire gang bang, ma lasciamo perdere. Porni. Ed è questo qua. Ma sembrano quasi uguali della sua mamma. No, è un nude fantastico, cioè veramente bellissimo. Potrebbe, veramente, potrebbe diventare la mia ossessione del momento. Andiamo ai campioncini. Allora, partiamo dal presupposto che inizialmente lei mi aveva messo, cioè, guarda, ti ha messo nel sacchettino questi due, che sono ombretti di Sephora, nuove colorazioni, che tra l'altro sono stupendi. Adesso io spero che si apprezzino. Guardate, sono bellissimi i colori. E li proverò senz'altro, questo per dire che. No, no, questa è un'idea troppo carina. E io lì, vabbè, che carina. E poi fa, dice, adesso ti do qualcosa, ti faccio provare qualcosa. Al che ho detto, io mi sono permessa di dire, guarda, l'unica cosa che mi interesserebbe provare, perché sto cercando un sostituto del prodotto che uso per la ruga qua, che è il Triactylene della Good Skin Labs, che ogni tanto qualcuno me lo chiede, comunque non è che mi trovo male, solo che lo trovo un po' scomodo verso la fine, che adesso sto finendo, no? Ed è molto denso, si è addensato parecchio ed è difficile farlo uscire. Quindi ho detto, vabbè, se trovo anche un prodotto diverso, sono anche disposta a provarlo. Ma più una curiosità, non perché con quello mi trovi male, perché funziona e ve ne accorgete anche voi. E allora mi ha fatto due pottini. Uno ce l'ho in bagno, non ve lo faccio vedere, ma tanto poco vi cambia perché sono in questi pottini. Ed è il Needles No More del dottor Brent. Che è quello che ho iniziato a usare immediatamente. E tanto me l'ha riempito anche un bel po'. Se ne usa talmente poco che penso che mi durerà un bel po'. E l'altro è il filler dell'Algenist. Un altro filler. Questo però è più siliconico, più denso. E ovviamente adesso ne proverò prima uno e poi l'altro, altrimenti non capisco un cacchio. E vi farò sapere. Sono veramente curiosa. Quello del dottor Brent mi sta ispirando tanto. Cioè, l'ho provato ieri in negozio, stamattina, ieri sera e stamattina. Mi ispira perché oltre ad avere un effetto nell'immediato dovrebbe essere anche un curativo, quindi vedremo. Io penso di riuscirci a fare forse un mesetto con quello, quindi potrei rendermi conto. Non ho idea dei prezzi, ma non li ho voluti neanche sapere perché ho detto: guarda, io sinceramente, se trovo un prodotto che mi funziona, il prezzo non lo guardo tanto, cioè meno che su 200 euro, no, però sui 50, 60, ancora ce li spendo perché tanto è un prodotto che mi dura tantissimo da usare, sono in queste zone limitate, quindi va bene così. La cosa che mi ha scioccato è stato dopo perché mi ha messo. Io già di ero tipo no. Mi ha messo queste mini taglie della Benefit, raga, che sono tipo troppo pucciose. L'Air Patrol, che mi dà un fastidio il nome, non chiedetemi perché mi dà fastidio il nome di questo prodotto, che è questa BB Cream Eyelid Primer, quindi è una BB Cream per gli occhi, tipo. L'ho provata stamattina, quindi vi farò sapere se. Devo dire che ultimamente mi durano gli ombretti. La mia palpebra si sta seccando, non è un bene, mentre prima avevo la palpebra molto oleosa. E l'ho provata stamattina, appunto, ed è fatto così, non è troppo pucciosa. Quanti ml ci sono? No, guarda, 1,5, ma vabbè, dà la possibilità di provarlo. L'altro che mi ha fatto impazzire, ero curiosa di provarlo, sinceramente, ma non l'avrei mai comprato, è il push-up liner dei Real, quindi l'eyeliner. L'ho provato solo nella coda, perché. Sono impazzita per farlo uscire, cioè praticamente per far uscire questo coso qua devo spremere qua perché non è fatto come una confezione grande per cui dovete girare. Però devo dire che il fatto, cioè quantomeno mantenere anche la punta fedele all'applicatore originale ha senso perché altrimenti come fate a rendervi conto? Però come prodotto a me onestamente non ispira per niente, cioè non lo comprerei, non lo trovo comodo per niente. Poi mi ha dato, vabbè, questo campioncino di Aromatic Elixir che io. Non userei, mamma mia, non userei mai, però mi sa che lo porto al lavoro come tester. Infine, e qua gli amanti di questo profumo penso che impazziranno. A me questo profumo piace, però diciamo che ecco, se proprio devo essere, non è il profumo della mia vita. Però mi piace molto, ogni tanto in negozio mi spruzzo un po' il tester. Devo dire che la crema è qualcosa di meraviglioso. Sto parlando, mi ha dato questo latte, da 50, latte per il corpo da 50 ml del Gucci Kilti. Cioè, io ero sconvolta, ho detto, ma perché ho fatto? Oggi ho fatto simpatia, non so, altro ero in condizioni pietose ieri sera, ero
Adesso io mi sa che me la metto. A proposito di questo, vi devo dire una cosa. Ho fatto un corso sulle fragranze, così. E mi hanno detto una cosa che io onestamente non sapevo. Ovviamente sappiamo tutti che mettere una crema profumata con il profumo ovviamente ne amplifica la fragranza e anche la durata. Quello che io non sapevo è che però, vabbè, è intuibile, diciamo, perché essendo ovviamente delle creme non... ecco, c'è un bel silicone. Più, ci sono più siliconi all'inizio dell'inci, non le considero delle creme idratanti. Quello che avrei fatto io normalmente è mettere, che ne so, un po' di crema, oddio, mi sono spalmato il rossetto, un po' di crema e poi spruzzare il profumo. Invece no, al corso hanno consigliato, infatti adesso spesso lo dico alle clienti. Consigliano di spruzzare il profumo nei punti caldi ed applicare sopra un po' di crema perché va a sigillare il profumo. Ora, non che il profumo di Gucci abbia bisogno di questo accorgimento perché di suo dura tantissimo, però soprattutto con alcuni profumi, se avete magari anche la crema abbinata perché ve l'hanno regalata, provate a fare così perché effettivamente fa durare di più il profumo. Tipo il Latte Blu di Dolce & Gabbana, per esempio, su di me non dura un cavolo. È uno di quei profumi che dura poco. Con la crema abbinata, questo accorgimento lo fa durare di più. Io non so che dirvi, secondo me sono impazziti. Non me l'aspettavo veramente. Mi ha piacevolmente sorpreso questa generosità. No, diciamo che ecco, ieri sono stata. No, non è che non mi sia mai capitato, perché io lì in quello di Casalecchio mi sono sempre trovata bene. Anche perché c'è un'altra ragazza. Ah, questa tipa era una signora appunto sui 40 anni circa. Quanto me, questi gli aver dato io, magari neanche di più, portati bene. Capelli scuri, altezza media, insomma, non saprei come altro spiegarlo. Ce n'è un'altra lì che lavora lì bionda, non, però non so come si chiama, che è bravissima, soprattutto, no, è proprio su tutte le marche, è penso la più preparata. Insomma, questa è la mia. Al volo vi faccio vedere un'altra cosa invece che mi ha regalato Laura, Felosia all'83. Che si trova da Tiger, cioè ditemi voi, questi Tiger sono dei geni del male veramente. Io sapete che non mi ricordo se erano 5 o 4, se uno magari nel frattempo, comunque ci sono, vendono questi scovolini per mascara, guardate qua, di tutte le forme, a pallina, incurvato, ce n'è uno simile al, a quale? Boh, al Pupavamp, però con i dentini, uno curvo, cioè fichissimo, fichissimo, mi fa venire voglia di riprovare tutti i mascara che ho a casa con uno scovolino diverso. Cioè, è un'idea fantastica questa. Ovviamente non so quanto costi, ma immagino pochissimo. E niente, con questo è tutto. Mi si sta scaricando la batteria. Oggi c'è una bellissima giornata a Bologna. Sì, io devo andare al lavoro, quindi che cavolo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!